Ore di paura la scorsa notte, che notte è stata? Allora, è stata una notte abbastanza agitata perché all'improvviso, non mi era, a parte che io personalmente non mi ero accorto proprio di niente, e stanotte paura perché poi ho sentito strillare, quindi pensavo che si sentiva male qualcuno, qualcuno fosse andato sotto la macchina, diciamo. E invece poi quando mi sono alzata ho visto certe fiamme alte, mi sono un po' spaventata, anzi, abbastanza, e sono scesa pure io in strada e ho cercato di mantenere un po' di lucidità e cercare di fare conforto a chi veramente stava devastato, perché ha visto la sua casa con 2 secondi, i sacrifici, crollare e tutto quanto. Voi avete visto proprio tutto da vicino perché abitate nella palazzina vicino? Sì. Anche se io qua da me al primo piano, la parte di fronte non si vede proprio niente. Quindi ci accorgiamo un po' della puzza di plastica, ma non immaginavo mai tutto sto casino, queste fiamme. Quando poi mi sono affacciata alla parte di qua del balcone ho visto tutto il resto e mi sono veramente... Che ora erano? Ma quando mi sono affacciata era mezzanotte e 40. E sono stata fino alle 3:30 sveglia, perché dopo i ragazzi sono stati abbastanza in gamba a saperlo fermare, però forse poi magari può darsi che con un po' di vento un pochettino si era riacceso, io ho detto da qua non dormo più, però poi non abbastanza, oddio, sono stati bravi a contenere i limiti, ecco, ma anche se con le conseguenze ci saranno, perché sicuramente il palazzo con l'acqua si sa che... però Hai avuto paura anche tu di perdere casa? Sì, tanta, perché giustamente stando vicini ho detto abbiamo finito pure noi. Io la mia fortuna è che stando a Frosinone ho una parte, cioè un bunkolo vicino a mamma, quindi ho detto male che va, andiamo su. E infatti io già ero pronta, come ho sentito stile subito, 2 secondi, i pantaloni, tutto. Mi sono tenuta già pronta e attiva per andarmene. Perché poi vabbè, a parte che lui, il mio compagno, stando con la protezione civile, già mi ha detto svegliati, preparati, perché qua non so se ci dobbiamo andare. Io fino alle 3 o 4 mi sono né svestita né niente, dopo cercare di tranquillizzarmi, perché so che i ragazzi qua sotto sono abbastanza in gamba a mantenere la situazione. Chi ti ha svegliato questa notte? La signora dall'altra parte, la palazzina. No, la signora. Lei mette come chiama? Non è vero. Vabbè, comunque. Non è vero, no. A che ora era? Luna meno 20. C'erano i vigili già? No, ancora arrivavano i vigili, Angelo stava chiamando fuori. Tuo figlio, tu hai anche una nipote che abita... Ma certo, qui abita. E una parte del sottotetto è suo? No, però quello era già niente. Stato sgomberato? Tutto, perché? Il primo settembre, per 110. Per il 110, quindi è vero, conferma che stava per partire questo... Doveva partire Dove questo partire? 110? Il primo settembre. Amministratore condominio c'è? C'era, per 110 dopo fu tolto e se lo prese lui come... Ma sto 110 non è partito? No. Però. Perché? Perché non lo so. Sei spaventata comunque? Un pochino meno l'inverno. Se mi lasciamo dire, già so forte. Teresa, dove andrà adesso con la famiglia? Poi c'è anche la nipote, il figlio, il figlio. Non lo so. Perché poi questa è la casa anche mia, di mio figlio. Il mio marito, capito? Morì, purtroppo. Ha fatto tutto. Che piano abita? Al primo? Primo piano, per... Il primo proprio. Il suo figlio il invece è il... Di qua entra. Il secondo. No, sembra il primo. No, però qua. Entra... Entra all'11.